Buonasera. Buonasera amici di in3minuti.it, siamo al Palamoncada, nella tribuna stampa del Palamoncada, il momento della prima amichevole stagionale contro l'Università del Massachusetts Lowell Men's Basketball, quindi prima uscita per la Fortitudo Agrigento che sarà priva di Lorenzo Ambrosin che è impegnato nel FIBA 3 contro 3 World Tour, e la seguiremo insieme ad Andrea Infantino che è un tifoso seppur molto giovane di vecchia data della Fortitudo Conca Agrigento che ha seguito anche la Fortitudo l'anno scorso in trasferta. Ciao Andrea. Ciao a tutti. E niente, quindi la racconteremo insieme e noi ci risentiamo alla fine del secondo quarto per commentare i primi 20 minuti della partita. Fine secondo quarto qui al Palamoncada Agrigento, bisogna dire una partita però da due volti, perché c'è stato un primo quarto scoppiettante con Super Williams, abbiamo visto Super Cannon, grande condizione, anche Lovisotto molto bene, anche Pepe un po' indietro, Guariglia rotondo, Guariglia un po' falloso, però tutto sommato bisogna dire ci potevano aspettare di peggio dopo 4 giorni in preparazione. Sicuramente, per ora il punteggio da più 2 la squadra americana, 51-49. Abbiamo visto un ottimo impatto appunto degli americani, però sono passati soltanto 4 giorni dal primo incontro, quindi ci può stare. Va bene, allora ci apprestiamo a vivere questi altri due quarti e poi ci risentiamo a fine partita per fare il commento finale su questa prima amichevole. Finita adesso la partita 92-91, la partita sembrava essere finita sull'80-70 per noi, invece c'è stato un tentativo di rimonta abbastanza disperato del college americano che ci ha fatto sudare freddo, però devo dire una partita molto bella, molto nervosa, perché il coach dell'università del Massachusetts diciamo ha usato espressioni abbastanza colorite contrariamente a determinate scelte arbitrali, però diciamo che alla fine ha assunto poche volte i tratti dell'amichevole questa gara, è buon per il pubblico agrigentino. Comunque la Fortitudo vince 92-91, ottimi segnali, di chi soprattutto? Ma soprattutto di un solito Marco Evangelisti, degli americani, anche un buon rotondo sotto canestro che comunque alla fine è riuscito a mettere ben 14 punti. Si è vista... diciamo un po' di difesa, perché comunque il punteggio è stato abbastanza alto, 92-91, c'è comunque tanto da lavorare, siamo ai primi giorni e le aspettative possono essere abbastanza buone. Bene, ultimi saluti in mezzo al campo, devo dire buoni segnali, cioè tutto sommato, quindi anche da parte dei giovani. Sì, Lovisotto mi è piaciuto molto, Guariglia ancora un po' con le gambe pesanti e con un po' di cattiveria da partorire ancora, però diciamo che le premesse ci sono abbastanza positive. Un saluto da Salvo Trifirò e da Andrea Infantino. Ciao a tutti.